Ciao, recensione oggi su un profumo alla vaniglia, una vaniglia molto speciale che è la vaniglia noir di Yves Rocher. Purtroppo questo profumo sta uscendo fuori produzione, lo stanno togliendo proprio dai negozi Yves Rocher e vi voglio fare la review perché è un momento nel quale ancora si riesce a trovarla nei vari negozi. Io sono riuscita a vederne ancora in giro, ma pochi pezzi veramente. E per chi è amante della vaniglia, veramente potrebbe essere un profumo molto interessante. Questo è il suo flacone di un marron degradé e questo è nella versione da 50 ml, credo che esista solamente questa. È un vero peccato, me l'hanno proprio detto le commesse, ci sono passata di recente e purtroppo, come per esempio una rosa bellissima di anni fa che era stata fatta dalla Annick Menardo, è stata pure tolta anche quella, anche questa storica vaniglia della Yves Rocher verrà tolta dal mercato. Il suo costo non è basso, perché a prezzo pieno si aggira tra i 45-50 euro, quindi non è un profumo per niente economico, ma sappiate che quando vi arrivano gli sconti, ad esempio di un 40%, 30% su un prodotto Yves Rocher, potete portarvela via a un prezzo più che onesto, anche per 30 euro, insomma. Nel sito di Yves Rocher vengono indicate ben tre vaniglie che lo compongono, una è la vaniglia Bourbon, che è la classica vaniglia che conosciamo un po' tutti, praticamente la vaniglia, la classica steca che mettiamo nel latte per farci la crema pasticcera. Poi c'è la vaniglia di Tahiti, che è una vaniglia che dà un sentore floreale alla fragranza, e infine una vaniglia più speziata che è la vaniglia d'Uganda. Queste sono le tre vaniglie che vengono date sul sito di Yves Rocher, fragranti che aggiunge anche altre note, tra cui il fiore d'arancio, la mimosa, il cedro della Virginia, quindi ne dà una piramide un po' più complessa, mette anche una nota agrumata di mandarino. È una vaniglia meravigliosa, buonissima, ben equilibrata, e questo profumo non è la classica vaniglia alla Montale, ecco, per intenderci, non è una vaniglia persistentissima che lascia una scia pazzesca, però è una vaniglia che secondo me si può portare tranquillamente un po' tutti i giorni quando si ha voglia di un qualcosa che ci rimane sulla pelle, anche abbastanza lungo. Io mi aspettavo, quando l'ho presi, perché avevo sentito e letto anche recensioni, che fosse meno persistente di quello che è. Invece io riesco a sentirla anche dopo 3, 4, 5 ore, quando diventa più, diciamo, intima sulla pelle. Non lascia quella scia, ecco, incredibile, ma è veramente un profumo fatto bene, una vaniglia un po' legnosa, un po' speziata, non è per niente stucchevole, c'è veramente un bel equilibrio qua dentro ed è un peccato secondo me che la tolgano, è veramente un peccato, non sempre abbiamo voglia tutti i giorni di metterci il profumo che ci sentono a 3 metri di distanza. Ed è una vaniglia raffinata, sottile, anche adatta a una persona elegante e bella anche se portata con una crema sotto alla vaniglia, che così ci aiuta a intensificare la fragranza e il profumo sulla pelle. Yves Rocher ha sempre delle bellissime vaniglie, tra cui io vi ho fatto già la recensione della Nuit Vanille, che è un eau de toilette della Yves Rocher, che uscì proprio a Natale quest'anno, ma non nei negozi italiani, è uscito nei negozi francesi, all'estero, e io me lo sono fatto arrivare tramite eBay. Questa vaniglia qua anche è buonissima, sembra un profumo di nicchia, anche qui è una vaniglia legnosa e avrete ben capito da altri profumi che vi ho descritto, la nota di vaniglia legnosa a me piace tantissimo, come mi piace per esempio la vaniglia di Serge Lutens, che anche lì abbiamo una vaniglia unita a dei legni, e così è questa, sembra proprio un profumo di nicchia, infatti l'ho veramente consumata un bel po'.
calcolate che io ho una marea di profumi, quindi quando un profumo arriva a tre quarti vuol dire che me lo sono veramente goduto e straprovato. Pecca di questa è la persistenza scarsissima, se ne va proprio in un lampo. E, se fosse persistente, questo profumo qua sarebbe pazzesco, perché allora sarebbe il top, e anche per questo che l'ho consumato molto. Poi l'anno ancora prima, questo uscì che si trovava ancora nei negozi in Italia, uscì sempre di Rocher la Vaniglia Blanche. Questa è favolosa, anche questa ben consumata, diciamo che ne ho tre quarti, ma un buon quarto se n'è andato. E questa è più persistente della vaniglia, della Nuit de Vanille, e ha delle note molto più agrumate, che si sentono parecchio dentro la composizione. Questa anche è meravigliosa, delicatissima, e a Natale me la sono veramente goduta 2 anni fa. Adesso queste vaniglie, soprattutto questa, si vende a prezzi proibitivi. Quei pochi pezzi che sono rimasti, costano parecchio, quindi me la sto un po' centellesinando, perché non mi va sinceramente di spendere 50-60 € per una vaniglia che, quando è uscita nei negozi, costava 20 €. Ecco, per intenderci, questa vaniglia qui della Yves Rocher non ha una persistenza e una prestazione come invece questa qui di Maria Candida Gentile, che è Noir Tropical. Questa è una vaniglia pazzesca, pazzesca per quanto riguarda la proiezione, per quanto riguarda la durata, l'intensità. Siamo a livelli dei profumi di Montale per quanto riguarda questa vaniglia di Maria Candida Gentile, però ha anche un fondo fumoso, un po' incensato, che magari a chi non ama i profumi con questa nota d'incenso, magari potrebbe non piacere. Io sinceramente l'adoro, però ad esempio al lavoro io un giorno l'ho portata, ne avevo messa un po' troppa, e a qualcuno dava fastidio questa scia e questo odore troppo forte di vaniglia. Secondo me questa è la vaniglia ideale per quelle occasioni dove si sta in ambienti chiusi, magari al lavoro, che può essere portata anche di giorno, ma che ti lascia quell'alone comunque vanigliato, non stucchevole, non troppo dolce, non troppo zuccherino, ben equilibrato, con queste note un po', diciamo, legnose. È proprio l'ideale in queste situazioni qua, dove magari non si vuole essere neanche troppo al centro dell'attenzione. Io me la applico adesso. È una favola questa vaniglia, peccato che la tolgano, anche perché poi mettendola assieme alle creme varie, alla vaniglia che ha l'Yves Rocher, almeno io vedo che sulla mia pelle secca funziona, riesco abbastanza a prolungare di più la persistenza. E insomma, non è male su di me neanche la durata, che di solito ho problemi con la durata dei profumi. Quando magari io dico 5 ore, per gli altri sono 8 o 9. Quindi io questa, veramente di questa vaniglia sono soddisfatta, perché ha una durata simile, per esempio, a altri profumi che ho pagato anche molto, ma molto di più, di brand super blasonati. Davvero un peccato che venga tolta. È una creazione bella, veramente bella, fatta appunto da un naso che secondo me è un grande artista della profumeria, e si avverte proprio dall'equilibrio che c'è dentro questa fragranza. Io spero di esservi stata utile con questa brevissima recensione, e soprattutto ho pensato di farvela adesso, perché così siete ancora in tempo magari per recuperarne qualche flacone prima che sparisca proprio dal mercato e non si trovi più, perché questo sarà il suo destino. Chissà cosa ci riserverà la Yves Rocher in futuro. E vi saluto, vi mando un grosso bacio. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. Grazie per avermi tenuto compagnia. Spero di non avervi annoiato. Ci vediamo nel prossimo video, sempre profumoso. Un bacio a tutti per un'altra avventura in questo mondo olfattivo stupendo. Ciao, 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 a presto.